Salve YouTube, benvenuti in questa puntata di Turmoil. Allora, l'altra volta abbiamo fatto una partita veramente oscena, purtroppo. Ora mi devo concentrare un attimo e rifarne una un po' meglio. Abbiamo fatto un po' di potenziamenti. Prendiamo un po' di... Si stanno scannando quel terreno lì. Oh, vai, prendo questo. Ma problemi non ce ne sono, guardate proprio, tanto vi batto lo stesso, anche se... Allora, chi è? Provo il nuovo scanner. Aspetta un secondo, amico mio. Mica su di qua lo scanner. Beh, proprio un punto dove non c'era una minchia che mi ha fatto scannerizzare. Proprio un amico tuo, eh? Boh, lo scanner è importante perché praticamente possiamo, a un costo magari maggiore, però comunque eliminare i problemi dei radunanti, che non ci vedono. Andiamo noi a sbirciare sto terra, co cosa c'è là sotto. Ha un costo un po' elevato, però chi è? Collegare tre tubi a ciascuno snodo. Ne sono contento, lo ringrazio, gentilissimo. Voglio un secondo, eh? Datemi tempo che facciamo tutto, ragazzi. Eccolo qua, mi sta facendo un filo più lungo di mortacci sua. Allora io qua proverei a mettere una torre sola con due snodi appena ci abbiamo un po' di soldi, però. Tendiamo un attimo, vediamo un po' cosa viene fuori, ma anche te. Ovviamente questa torre qua sarà da tenere sotto controllo in maniera prioritaria rispetto all'altra. Anche con due tubi attaccati abbiamo rischio fuoriuscita altissimo. Mettiamo un altro cavallo. Dai belli, sono andati a vendere, dai. Che cacchiarola, un pelo di criceto. Ok, cominciamo a tirare fuori il petrolio anche da lì, va. No, ancora una vendita e poi andiamo a 500 e poi ci fermiamo di qua. Mettiamo due silos. Li potenziamo. Potenziamo i tubi. E continuiamo a scavare qua. Dove diavolo è sta chiazza? Io non so se la domanda che cacchio ho visto, scusate. Non c'è come il mio solito azione scanner. Quello ho visto. Eccolo qua. Ragazzi, sto a vendere. Altra forza, forza, vendere di qua. Tutti alla right, signori. Altra forza. Aumentiamo la capienza e speriamo in bene. Intanto, dai, fidiamoci ancora di sti raddomanti. Vediamo un po' se ci trovano qualcosa, o se no cominciamo a scannerizzare.
Vediamo un po'. Qua ho trovato qualcosa, mi sa che è più sotto di queste. Quindi bisogna attraversarla tutta. Vediamo anche quanto gli manca a quella lì a finire. Trovata. Un po' di tubi. Allora facciamo così. Tutti a salvare sia le siarri. Tutti a tenere il siro. Ok, la domanda. Io ti licenzio. Io ti tiro un po' di espansione alla vecchia maniera, va? Anche se mi sa che qua il petrolio l'è finì. Mi sa che il petrolio è bello che è finito. Vediamo un po' i prezzi, tiriamo un po' avanti. Tutti a vendere! Tutti a vendere, oh yeah, forza vendiamo, Ale! Stop! Non ho ancora qualche colpo di scanner qua e là. Magari alzando sul terreno si è rivelata qualche sezione che prima non vedevo. Manco per le palle, proprio zero. Qua. No, niente. Andiamo semplicemente a vendere appena è possibile. 47, non c'è ancora l'agosto, c'è ancora tempo. Forza gente, forza su. Datemi un buon prezzo. Mazzate, oh, che morti di fame ho. Oh. Dai, left ink su, arriva almeno al dollaro, dai, fai brava. Vabbè, tutti di qua ragazzi, su. Buttiamoci le riserve, prendiamoci i bonus, dai. Boh. Stavolta però effettivamente non c'era una ben amata mazza. C'è poco da girarci intorno. Però con i 3.000 di bonus, zero fuoriuscite, tutto quello che gira intorno, un altro bel 24.000 per noi. Dove i miei concorrenti hanno fatto veramente poco. Allora. La tassa di petrolio ci spinge fino al deserto, qui potrei imbarcarti in rocce e diamanti in superficie. Iniziamo l'asta. Allora, nuovi terreni desertici, bene. Cominciamo l'asta. Io prenderei questo col cactus che mi piace. Vediamo un po'. Chi è? Ah sì, deve comprare lo scan, la trivella per distruggere le rocce, quella fa mai dopo. Allora, andiamo a fare un po' di spesa, la talpa intanto la prendiamo. E talpa diamanti prendiamo anche lei, va? Il perforatore costa un po' troppo adesso, magari più avanti. Anche se purtroppo prova la nuova talpa. Boh, abbiamo messo sotto la talpa. Vabbè, intanto noi cominciamo con la solita strategia. E vediamo un po' cosa succede. Tanto la talpa sta facendo i fattacci suoi, sta facendo.
torre. Vediamo un po'. Dai, ragazzi, su. Ecco, bravo Ciccio. Cominciamo. Tu dopo. Voi due dopo. Gemelli Derrick dopo voi due. Un pelo più in qua. Piccola, 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 piccolina. Allora, che sta vendendo? Sta facendo praticamente insieme, sta scendendo, va di qua, va. Giusto per iniziare a avere i soldi per fare un'altra trivella. Il primo deposito è troppo sotto, è un casino. Quando il prezzo veramente è ridicolo, cioè bene tutto però un po' di soldi di qua adesso, no, veramente prima era veramente ridicolo. Su, ragazzi, ho bisogno di soldi, dai. Dai, papà, ho bisogno di soldi per far su il suo impero, su. Allora, eccola qua, trovata. Di qua. Sei a vendere, anzi, ciao, metti sul silo e non vendere una mazza. La vendi di qua. Andiamo di lì, forza. Dai, Rabdo Gigi, forza, vendete. Potete in petrolio, dai, su. Basso. E che devo scannerizzare? No, un colpo di scanner e devo fanno fifi! A fifi in quel posto. Immaginavo che c'era la roccia, adesso bisogna vedere un po' com'è messa la situazione. Esatto, che noi adesso gli giriamo intorno e cominciamo a pensare ai tubi e evitiamo il problema. No, torniamo un attimo ai nostri prezzi, direi di andare a vendere di qua. Ragazzi, la rossa, si va la rossa. Non si va più la rossa. Mette tutto nei silo, si mette. Dai ragazzi, datemi un buon prezzo, su.
su qua si vende la blu, vai a left, signori, signori, su. Andiamo a fermarci un attimo, vediamo un po' se ottobre, novembre, stiamo morti di fame proprio, eh. Via. Ultimo mese, ultimi money. Non so che è il bonus sto giro. Quanto ne mancava. Sto giro ho fatto veramente una partitaccia. Va bene, signori, direi che anche dopo questa partitaccia, appunto, oggi può finire qui. Il vostro episodio è tutto. Bye bye.